E finalmente sul numero 9 delle grandi saghe arriva il terzo volume dedicato alla saga della spada di ghiaccio. Mi scuso, non sono riuscito a realizzare questo terzo e ultimo video dedicato ai volumi che ristampano la saga della spada di ghiaccio prima o più precisamente in concomitanza con l'uscita stessa del volume. I volumi però sono recuperabili col servizio arretrati di Panini Comics, l'editore della serie, per cui per quei lettori che aspettavano questo video per farsi un parere sul volume, in teoria non dovrebbe esserci nessun problema. Questo terzo volume presenta gli ultimi due capitoli della saga, Il ritorno del principe delle nebbie, pubblicato sul Topolino numero 1517 del dicembre 1984, e La bella addormentata nel cosmo, pubblicata in due parti sui Topolini numero 1936 e 37 del gennaio del 1993, quindi quasi 10 anni più tardi. D'altra parte, De Vita era rimasto in qualche modo sordo alle insistenze del direttore di Topolino per riprendere la saga stessa e soltanto con l'arrivo del soggetto di Fabio Michelini decise di riportare Topolino e Pippo in quel dell'Argara. Date queste premesse, procediamo allo sfogliatopo vero e proprio, non prima di ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Come già i volumi precedenti, anche questo presenta una serie di articoli curati da Davide Del Gusto. Al netto dello stile, secondo me, eccessivamente barocco degli articoli stessi, penso che i redazionali di questo volume siano in assoluto i migliori non solo della serie dei 3 volumi dedicati alla saga della spada di ghiaccio, ma anche di tutta la testata. Continuo personalmente a pensare che l'articolo dedicato alle varie ristampe della saga della spada di ghiaccio e alle eventuali edizioni straniere sia sostanzialmente inutile e si poteva alla fine anche realizzare un unico articolo proprio su quest'ultimo volume. L'unico motivo per cui in qualche modo questi articoli qui sono sopportabili è perché comunque propongono, anche se in formato ridotto, le copertine di queste edizioni. Come già per il torneo dell'Argara, anche in questo video mi vado a concentrare su alcuni dei passaggi all'interno della storia. In particolare inizierei con il ritorno del principe delle nebbie e soprattutto con la porzione dedicata al sogno di Topolino. Topolino infatti passa dal suo mondo al mondo dell'Argar attraverso i sogni. La sequenza è il gusto di un percorso iniziatico e si conclude con la mitica splash page quasi completamente bianca al cui interno Topolino si getta per poi attraversare il passaggio fino all'Argar. Un'altra sequenza molto interessante che ci ricorda l'esperienza da esploratore di Massimo De Vita è come Topolino riesca in maniera molto abile, sfruttando le leggi dell'ottica, a scongelare i piedi del povero Pippo. L'ultima sequenza su cui mi soffermo relativamente al ritorno del principe delle nebbie quella relativa alla sfida di Pippo al vecchio della montagna. In questo caso Pippo deve affrontare le cosiddette prove della saggezza. Il vecchio della montagna confessa a Pippo di non ricordare più le risposte e assegna al nostro eroe l'agognato premio grazie al gioco dei dadi, che in un certo senso non è molto lontano da quel che molto probabilmente sarebbero state queste prove della saggezza dei rompicapi matematici. Passiamo ora alla bella addormentata nel cosmo, in particolare la prima puntata pubblicata sul Topolino numero 1936. La storia si rivela alla fine come una reinterpretazione a metà strada tra la favola e la fantascienza della bella addormentata nel bosco. È interessante notare come all'inizio Michelini riprenda in qualche modo, anche se non in maniera così esasperante come mostrato nel torneo dell'Argar, l'idea che il mondo dell'Argar appunto sperimenti una qualcerta evoluzione, anche tecnologica, visto che viene mostrato lo sviluppo dei carri, quelli almeno da uso privato.
Questo serve per mostrare il periodo di prosperità e ricchezza attraversato dall'Argar, ma si ricollega anche all'altro elemento che era stato mostrato da De Vita nel torneo dell'Argar, ovvero un approccio forse esageratamente esasperante a questo sviluppo, una direzione molto consumistica. E all'interno di questo mondo che arriva la cosiddetta epidemia del grande sonno. Per cui la vicenda alla fine si svolge in questa prima parte, nel sottosuolo, dove a un certo punto Michelini riprende accenni metafumettistici che De Vita aveva disseminato qua e là negli episodi precedenti, per poi successivamente con una vignetta dantesca, arrivata all'inizio dell'ultima pagina, introdurci alla seconda parte della storia, pubblicata sul Topolino numero 1937 e ambientata quasi completamente nel cosmo dell'Argar. È un cosmo particolare all'interno del quale si può viaggiare grazie alle cosiddette cosmo locuste. All'interno di questo cosmo ci si può imbattere in asteroidi, comete killer, la cui intenzione omicida viene spenta dalla logica pippesca, e alcune costellazioni un po' particolari che addirittura si muovono. Non ultimo, come rivelato dallo stesso Pippo, è uno strano cosmo dove si respira come niente fosse. De Vita ci mostra tre costellazioni di questo cosmo: la costellazione della cornucopia, la costellazione del Cerbero e la costellazione dell'unicorno. Ma a queste costellazioni dedicherò un video apposito all'interno della serie Disney Comics and Science. Per cui, a questo punto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video del canale o della vostra serie preferita.